Vi siete mai chiesti cosa fare se avete la dermatite o avete l'acne e dovete andare in vacanza? Allora, ricordatevi che il sole non è nemico della pelle, il sole è un amico della pelle. Tuttavia, bisogna sempre ricordarsi di applicare uno schermo ad alta protezione se si ha un problema di pelle, perché le dermatiti o anche l'acne possono lasciare degli esiti infiammatori sulla pelle e se si prende sole senza protezione, questi esiti infiammatori, ossia rossi, possono diventare pigmentati, ossia marroni, e quindi si aggiunge al problema della dermatite o dell'acne anche un problema di pigmentazione post-infiammatoria, poi si può sempre eliminare ma diventa un po' più complicato. Quindi ricordatevi sempre che se volete andare in vacanza il sole è amico, ma sempre con una fotoprotezione adeguata al vostro fototipo. Chiedete sempre consiglio al dermatologo, che saprà dirvi cosa fare per ogni problema. Ma come si fa a scegliere la crema giusta da mettere d'estate? Allora, innanzitutto chiedete sempre consiglio al vostro dermatologo, che saprà aiutarvi più che altro per l'identificazione del vostro fototipo. Però ci sono delle cose che potete anche guardare voi quando acquistate una crema. Innanzitutto la crema deve sempre avere specificato l'SPF, che riguarda la protezione contro i raggi UVB, ma soprattutto la protezione contro i raggi UVA, che di solito è identificata con una sigla che si chiama PPD. E quindi questo è importantissimo, perché mentre gli UVB sono i raggi più superficiali, quelli che danno l'eritema solare e la scottatura, gli UVA sono i raggi più profondi che vanno ad agire a livello del derme, che quindi possono causare tutte le problematiche estetiche, quindi delle macchie, delle rughe, ma soprattutto anche della cancerogenesi cutanea. E poi i filtri solari di nuova generazione devono contenere vitamina C e vitamina E, che sono degli antiossidanti naturali, e anche nel caso di macchie cutanee delle sostanze che possono promuovere la scomparsa delle macchie, come resorcinolo. È sempre utile associare al corretto filtro solare anche un'alimentazione corretta a tavola, ma si possono utilizzare anche degli integratori. Gli integratori devono contenere beta-carotene e licopeni, che sono sostanze che aiutano la pelle a pigmentarsi e quindi proteggono la pelle dall'interno, proteggono anche gli occhi chiari soprattutto, e degli integratori che contengono degli antiossidanti naturali come la vitamina C e la vitamina E.